Oggi con me a Renderit c'è Mirko Venturi che vive in Australia ed è Senior 3D Modeling Lead per Binian a Sydney, giusto? Esatto. Ok, grazie. Intanto ciao Mirko, buonasera, qui è mattina e lì naturalmente notte fonda. Buongiorno. E grazie mille intanto di essere qua con me. E se vuoi raccontare un pochino, introdurti e raccontare un pochino il tuo percorso, come sei arrivato in Australia, come sei arrivato da Binion, come sei arrivato all'Arc Vision. Esatto, che quella è la strada più strana, visto che comunque la mia passione non mi ha mai detto dov'è che stavo andando, diciamo, è stata più una cosa che non ho scelto, è stata una cosa che è successa e bella lì, insomma. Sì, come hai detto te, io adesso sono Senior Modeling Lead, che vuol dire che ci sono dei junior, ci sono dei mid, ci sono dei senior. C'è un head of department, capo dipartimento. Io sono tra il senior e il capo dipartimento, che vuol dire che praticamente aiuto il capo dipartimento a capire cosa sta accadendo nel team, faccio un sacco di training, insegno, faccio un po' di mentorship, cerco di tenere la mano, diciamo, a quei nuovi junior che cominciano e non sanno tante cose, diciamo. Ma sì, diciamo che mentoring è la più grande porzione del mio ruolo, in più anche faccio molta ricerca e sviluppo, per cui monti nuovi programmi, nuovi workflow, lavoro insieme al technical artist, penso che sia technical artist, è una figura che abbiamo che praticamente scrive, non è che scriva programmi, però cerca bene o male di far operare, diciamo, gli artisti con certi tool e gli sviluppa anche i tool per gli artisti. Per cui ecco, sono un po' a 360 gradi. Io ho cominciato in Binion Studios, cominciamo? Oddio, andiamo prima, quando ero in Italia. Perché la mia esperienza effettivamente è partita quando ero in Italia. Io ero già appassionato di 3D quando già ci giochicavo dietro perché facevo magari qualche modello 3D, facevo cose molto semplici. E dopo piano piano quando sono andato a scuola, visto che diciamo quando facevo le superiori sapevo già che potevo farci qualcosa di più. E nel frattempo ho trovato lavoro in un'azienda che si operava, diciamo, illuminotecnica, per cui noi praticamente quell'azienda vende luci a privati, pubblici, aziende, eccetera. E io all'inizio ho cominciato, diciamo, nel magazzino, così, magazziniere, eccetera. Dopo, col tempo, mi sono fatto una certa cultura sulla luce, sull'illuminotecnica, come funziona la luce, eccetera. Dopo 3 o 4 anni ho cominciato a lavorare negli uffici, in ufficio tecnico, e lì dovevo fare un sacco di calcoli illuminotecnici che avevano questa parte, diciamo, del rendering, che vuol dire che io praticamente dovevo far sì che gli ambienti avessero la giusta illuminazione, alla fine dovevo vedere al cliente come effettivamente veniva fuori con tutte le texture, eccetera, eccetera. E lì ho cominciato a farmi una bella cultura sui software gratuiti. Blender è bella e quella è stata una bella esperienza perché mi ha insegnato veramente molto. Lì è durato un bel po' quell'esperienza perché in tutto in quell'azienda ci sono rimasto quasi 9 anni, per cui è stato 4 anni, diciamo, a fare calcoli illuminotecnici e rendering. E niente, dopo di punto in bianco mi è venuto il pallino di mollare l'Italia e di venire in Australia, il che è stato piuttosto traumatico, lavorativamente parlando, perché appunto insomma 8 anni là e dopo mollare così. E niente, lì è stato molto strano perché me lo sentivo dentro di dover andare, insomma, di dover andarmene, insomma, provare una realtà nuova, qualcosa di diverso. E niente, sono finito qua. Io ho provato a contattare qualcuno nel mondo dell'Arquiz dell'Australia che ancora non conoscevo bene perché ho fatto un po' di ricerca, però non trovavo così tante aziende. È solo perché non ero capace di ritrovarle, ma perché ce ne sono, ce n'erano e
sta continuando a crescere. E io avevo scritto penso una trentina di aziende, tra freelancers, aziende grandi, piccole. E dopo sono venuto qua in Australia, sono andato a vivere a Melbourne, dove ho parenti, sono stato lì con loro per un po'. Dopodiché ho deciso di andare a vivere per i cavoli miei e quando è successo lì uno di loro mi ha risposto e guarda caso era proprio in fondo alla mia via, gira a destra e lui aveva lo studio lì, cosa che io neanche sapevo perché non avevo neanche guardato gli indirizzi quando avevo scritto. Ok. Ecco, quella è stata la mia prima esperienza come modellatore 3D, per cui sono entrato in contatto con un 3D artist che è David Fraher, che ora è a capo di FKD Design, Fraher King Design, e anche loro fanno rendering, sono ingranditi un bel po', fanno belle immagini. È stata la mia prima esperienza con qualcuno che effettivamente veniva dall'Arquitz, perché prima ero solo, diciamo, self-taught, cioè, avevo imparato tutto per i cavoli miei. Quello che è successo dopo, lui appunto mi ha consigliato perché non avendo più tempo a disposizione per il visto, mi fa: tu dovresti provare a lavorare per questa azienda perché sappiamo che insomma loro stanno cercando e noi non possiamo tenerti qua, eccetera, eccetera. E niente, ho provato ed eccomi qua. Quanti anni fa succedeva questa cosa? Quello è stato nel 2014, inizio 2014. È Ok. stato quando mi sono trasferito da Melbourne a Sydney. E quindi sono 4 anni che sei da loro adesso. Sì, esatto, 4 anni, andiamo per il quinto l'anno prossimo, esatto. Ok, quindi non torni. No, No, mi sa che dispiace. no. Eh Per no, cui beh, sono avanti, anche solo il fatto che ti abbiano consigliato una soluzione per il tuo visto, insomma, fa capire sì. un po' la mentalità diversa rispetto a quello che Sì. c'è qua, no? Tra l'altro c'è una cosa che anche ti fa, diciamo, un po' rimanere attaccato all'azienda, che è vederla crescere, sviluppare cose assieme, insomma, riuscire a portare avanti magari certe scelte, fargli capire quanto il tuo dipartimento sia effettivamente importante per l'azienda. Io quando ho cominciato eravamo vorrei dire tra le 8 e le 10 persone, magari 10 massimo. In un piccolo angolo di un studio condiviso a Redfern, che è non tanto distante. E da lì siamo diventati quello che siamo adesso, per cui siamo 100, quasi 20, 100, quasi 120. Con studi in tutta l'Australia, perché non è più solo Sydney adesso. Sì, no, 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 perché da là dopo abbiamo aperto Brisbane, abbiamo aperto Melbourne, abbiamo aperto New York 2 anni fa e quello è stato appunto il punto di non ritorno, diciamo, dove la crescita si è cominciata a sentire effettivamente. Perché a un certo punto senti la differenza tra quando eri 10 persone in un piccolo studio, no? Uscivi fuori a bere, conoscevi tutti, bene o male. E adesso ogni altra settimana senti un nome nuovo, insomma, è abbastanza eccitante come cosa. Però quindi è diventata praticamente, cioè, 100 dipendenti. Insomma, immagino che ci sia un workflow, una struttura molto, molto definita, nel senso che la differenza tra i vari studi di ArcVis, secondo me, un po' è sia nelle dimensioni, ma anche nel tipo di lavoro, di strutturazione che c'è all'interno dello studio. Quindi immagino, visto che mi parli del modeling department e tutte queste cose qui, immagino ci sia una struttura molto, molto definita. Esatto, quella è una cosa che ti trovi comunque a dover scegliere di fare perché quando hai tutte queste personalità, diciamo, che vengono, tra l'altro non solo australiani, cioè noi abbiamo, penso che siamo magari un quinto saranno australiani, e tutti gli altri europei, sudamericani, asiatici, un sacco delle Filippine e ognuno porta qualcosa del suo background culturale, per cui anche background in termini di
metodi di lavoro. E allora lì trovi chi vuole seguire un metodo, chi vuole seguire l'altro, e lì non è mai facile, insomma. E lì sì, abbiamo cominciato a effettivamente cercare di trovare una maniera democratica per gestire queste cose. Insomma, adesso c'è un sistema, abbiamo molti sistemi, diciamo, che ci aiutano a risolvere problemi sia tecnici che appunto di stile, che siano di scelte, insomma, che di solito cadono sul personale, ma quando si lavora in un team è quello appunto che fa la differenza. Tante persone non riescono magari a adattarsi alla vita del team perché molti triviati sono molto individualisti, mi sembra che sia la parola. Sì, nel senso, se uno è abituato a gestire il processo da solo, probabilmente è difficile. Io ho fatto il percorso inverso, sono arrivata da uno studio molto strutturato, molto definito e sono andata nella direzione di fare tutto io, dalla gestione del cliente, alla modellazione, alla post-produzione. Secondo me sono due modi diversi e funzionano bene uno per un tipo di persona, uno per un altro, secondo me. È solo trovare Esatto. le persone giuste, no? Perché poi Esatto. quando uno capisce come gli piace lavorare, poi è molto più facile trovare la propria strada. E quindi Esattamente. un'immagine da voi come nasce? Che Ma percorso ha fatto? un'immagine nasce sempre, beh, diciamo che ci sono vari stage, dipende dal tipo di cliente, insomma. Di solito c'è sempre un meeting con un cliente, insomma, si cerca di capire quali sono le intenzioni per cui partecipano magari chi è magari il leader di quel team, l'artista, i project managers e tutti quanti, insomma, cercano di farsi un'idea e di solito vengono fatte proposte, insomma, anche dalla nostra parte, per cui ci sono magari cose che abbiamo già fatto che vogliamo provare a riproporre o anche qualcosa di innovativo molte volte. Adesso io non sono molto ferrato su quella parte perché io sono molto più tecnico che manageriale, diciamo. Cioè, non so nulla di. Tendo a saltare quella parte. Sono molto fissato sul mio sviluppo come artista tecnico, più che capire bene, e capisco come funziona il business, ma voglio starne un po' distante, nel senso che mi viene data la possibilità di concentrarmi esattamente sulla produzione, per cui fare la mia ricerca e sviluppo e aiutare gli altri, insomma, è quello che faccio di più. Però sì, insomma, quello succede, viene fatto un meeting con un cliente, dopo. Di solito quello che viene dopo è il cliente manda il file con le planimetrie, eccetera. Ne facciamo un first draft, per cui vengono prima postate le telecamere, dopo il first draft, e dopo niente, insomma, le classiche 3-4 review del cliente. Penso che sia una cosa piuttosto condivisa anche questa. Sì, poi dipende anche dal tipo di clienti, perché magari chi lavora più nell'immobiliare ti fornisce le piante, chi lavora più nell'architettura naturalmente ti fornisce di solito già un modello 3D, quella penso sia la cosa principale. Sì, Da sì, sì. dal poco che ho visto, insomma, io di solito modello da zero quando lavoro con progetti di sviluppi immobiliari e cose così, invece quando si fanno i concorsi arriva un modello, Un di modello 3D. solito un'agonia di modello, però arriva un modello dagli architetti che sanno già insomma cosa vogliono. Ma perché anche le tempistiche sono diverse, perché per un developer immobiliare ci sono un tipo di tempistiche molto più dilatate, mentre invece Esatto. naturalmente per un concorso è una settimana, quindi. Ma voi fate anche concorsi, no? È principalmente real estate. Noi facevamo concorsi, sinceramente non saprei, sento ogni tanto che c'è qualche competition, sono cose che magari vengono condivise da tutti gli studi, per cui non ho veramente Sì, beh, una immagino che essendoci più di uno studio non sia facile tenere tutto sotto controllo. difficile. Più che altro, quella cosa che hai detto prima dei modelli, insomma, che arrivano, queste cose, è stata quella, diciamo, la
La cosa che mi ha fatto più pensare è che quando, appunto, quando sono stato assunto, che mi è stata questa possibilità, loro non avevano modellatori prima. Ah, Loro ok. davano tutto ai 3D artist, e i 3D artist si arrangiavano a fare queste cose. Appunto, quando hanno visto che fa la differenza avere qualcuno che sa effettivamente come tecnicamente aggiustare il modello, sistemarlo come va sistemato, insomma. E lì abbiamo appunto costruito un bel team, adesso siamo più di 20 modellatori, per cui c'è un bel rate modellatori 3D artist, il che appunto ti aiuta un sacco a concentrarti sull'immagine, se sei un artista 3D ti focalizzi solo ed esclusivamente sul fare l'immagine. Se c'è qualcosa magari che è leggermente sbagliato nel modello, non ti lamenti perché come ti arriva il modello 3D, figurati, di solito sono molto contenti, diciamo. Immagino. Beh, io ho visto un tuo portfolio su ArtStation di modelli bellissimi e mi chiedevo se fanno parte del workflow all'interno dell'azienda o se sono tuoi progetti personali. È un po' tutti e due, nel senso che, come dicevo, io ho cominciato appunto aggiustando modelli 3D che arrivano dai clienti, eccetera, eccetera. Per cui per 3, magari 4 anni mi sono concentrato a fare quello e a sviluppare il team. Però quello che facevo di tanto in tanto, diciamo, separato da quello, era girare tra le scrivanie, vedere quello che i miei colleghi facevano e magari vedevo che c'era qualcosa che non andava da qualche parte, vedevo che facevano fatica a modellare qualcosa e mi buttavo, insomma, gli davo sempre una mano, per cui magari stavo anche qualche ora in più per fargli quell'oggetto extra che non riuscivano a trovare nei shop online oppure che loro non riuscivano a modellare. E niente, lì ho cominciato a chiedermi di farlo di più, di più, di più, di più, di più, e finché ho cominciato effettivamente a focalizzarmi su magari mobili, su cose un po' più piccole di appunto quello che è architettura, per cui accessori da tavolo, quelle cose un po' più particolari. E lì è un attimo scontrarsi con un'altra cosa che è appunto la tecnicalità delle texture, dei materiali, Eh sì, dell'illuminazione. quello che mi ha sconvolto, cioè già solo il modello mi ha stupito molto la qualità del dettaglio, ma vedere il tipo di texture di... Sì, proprio immagino sia stato impegnativo come Sono cose processo. che appunto non mi è stata data la possibilità, insomma, di svilupparla, perché qualcuno ha visto, insomma, che ero appassionato, che mi piaceva farlo, e la compagnia che hai non è è molto utile, diciamo, perché appunto non sono solo io a sedermi lì e imparare, ma appunto sono circondato da persone che hanno conoscenza e ho preso un po' da uno, un po' dall'altro, un po' da questo, un po' da quello, e lì sono riuscito a sviluppare, insomma, qualcosa. Lì, appunto, c'è stato un po' di, come ho detto prima, io sono un po' il jolly, diciamo, dell'azienda, perché sono stato un modellatore 3D, sono stato anche 3D artist, dopo sono tornato a fare modellazione. E quello mi ha dato proprio un po' un'idea di cosa vuol dire effettivamente essere un 3D artist, perché prima magari facevo qualcosina a casa, ma non era nulla di che, insomma, qualche lavoretto personale. Lì è stato interessante, perché lì ho scoperto quanto effettivamente io non ero effettivamente interessato ad essere un 3D artist, nel puro senso di come viene inteso un 3D artist che crea un'immagine con tanti elementi dentro, no? E lì non, ho capito, mi ci è voluto un po' per capirlo, però effettivamente è proprio perché non riesco a concentrarmi su molti dettagli, su molti elementi che fanno parte di un'immagine. Io devo più che altro cercare di focalizzarmi su qualcosa di piccolo con molti dettagli. Quella è una cosa che appunto mi è riuscita molto di più, e sono anche contento di quel cambiamento, di quel periodo, diciamo, transizione, perché mi ha insegnato molto, insomma. E adesso, insomma, sono concentrato a fare quello, e più ne faccio, più sono contenti, eccetera, eccetera. È stata una cosa,
È veramente, come si dice? Perso tante parole io dell'italiano. Penso che anche se le dici qualcuno in inglese ti si capisca lo stesso. Realizzato, ecco, dai, Esatto. realizzato. Ecco, e niente, per cui è una cosa che io faccio a casa. Quello che vedi lì nel mio portfolio di ArtStation è qualcosa che io faccio a casa Ok. e una cosa che appunto ho cominciato a fare anni fa era cominciare a vendere modelli online, perché ho detto beh, li faccio e dopo insomma cosa fanno? Restano sul mio hard disk e li condivido, insomma, se qualcuno vuole comprarli bene. E quella insomma è stata una bella spinta anche per me, cercare di saltare un po' il gradino in termini di qualità, perché ho cominciato a pensare, se voglio vendere qualcosa online, voglio che sia effettivamente perfetto. E perché sia perfetto deve essere un oggetto che io, magari a cui ho lavorato, che appunto mi piace come oggetto esteticamente, non è una scelta di marketing, è una scelta di gusto, di attrazione, insomma. Per cui tutti gli oggetti che tu vedi sul mio ArtStation sono cose che mi hanno colpito e sono cose che io ho detto, io questo devo fare modello 3D, devo farci le texture, il E materiale. secondo me si vede, nel senso, infatti ti ho chiesto subito se era un progetto personale o se era all'interno dell'azienda, perché secondo me, se fosse stato all'interno dell'azienda ti avrei chiesto com'è possibile starci dentro con quei tempi e quei costi, perché immagino che, cioè, almeno dall'esperienza che ho io non è facile, perché abbiamo avuto nell'ufficio in cui lavoravo prima un'esperienza di custom modeling per alcuni clienti che volevano esattamente quell'oggetto, però non era la normalità, diciamo. E quindi, secondo me, però si vede che il tempo che gli dedichi, che non hai limiti, che non hai. No, molto, molto, si vede. C'è una cosa da dire, quegli oggetti che tu vedi lì li ho presentati sotto una certa luce, per cui io sono stato lì a scegliere, insomma, posizionare la telecamera, eccetera. Quando lo faccio lavoro, effettivamente quella parte non c'è, perché quello che faccio, diciamo, nello studio è molto più simile a quello che viene chiamato un look dev, look develop. Per cui magari più collegato al mondo dei videogiochi e di film, magari, no? Per cui creare un oggetto e far sì che effettivamente risulti realistico sotto tanti aspetti diversi, tante prospettive diverse, tanti tipi di luce diversi. E il workflow che io ho fatto, che io ho cominciato il lavoro, mi ha, insomma, ecco, quello che mi ha dato la spinta a creare questo workflow, e è stata una cosa che ho imparato, perché ho detto, se io, la cosa che ho pensato era, se io voglio creare qualcosa che sia bello, deve essere creato in un tempo molto veloce, perché altrimenti quello che farò non sarà mai a livello che voglio e non riuscirò mai a apprezzare quel contenuto quando lo vedrò in giro. E ogni tanto mi accade, insomma, vedo qualche oggetto che magari è modellato, eccetera, e ah, caspita, quello era, non era un buon giorno. Quando, insomma, no. Per cui, no, la qualità è uguale. Quello che faccio sulla mia pagina di ArtStation in parte un prodotto di quello che ho imparato a lavoro, e non solo in termini di tecnicalità, ma anche di tempistiche. È solo, appunto, la differenza sta solo nel fatto che alla fine ci perdo un sacco di tempo cercare di vederlo sotto certe prospettive e certi tipi di lighting, certi tipi di illuminazione. Se nel mio sito c'è un'immagine con delle bottiglie, quello l'ho fatto lavoro. Quello infatti non sto vendendo modello, perché appunto non posso vendere ciò che ho fatto nello studio. Però appunto quelle ci ho messo un paio di giorni e niente, insomma, quello bene o male sono le tempistiche per creare qualcosa di simile, e nel mentre sto ancora comunque tenendo magari qualche workshop, sto fare qualche mentoring o insegnare, per cui mi dà un sacco di fiducia, perché riesco a gestire tempistiche e qualità in maniera ottimale, insomma. Bravo, beh, sicuramente bravi, bravi tutti, nel senso che riuscire anche a dare questo tipo di dettaglio, riuscire a far stare
dentro al budget, perché immagino che alla fine, purtroppo, alla fine bisogna guardare anche quello, non si può fare. Esatto. Quindi se riuscite a gestire tutto così, complimenti, complimenti, perché no, a me piace molto il dettaglio, però purtroppo dipende dallo studio in cui lavori, c'è chi capisce che il dettaglio ha bisogno di un certo tempo, di un certo studio, e c'è chi invece dice ma no, lascia stare, passa oltre, non ti preoccupare tanto. Io sarei quei dettagli, però purtroppo non tutti ci dedicano il tempo, l'attenzione di Ho cui sempre avrebbero trovato bisogno. anche molto una cosa italiana, il dire è abbastanza, non andare oltre, magari. Può essere, Lo beh sì, so. beh, accontentarsi è una cosa che in Italia funziona molto. Poi per carità, secondo me il bello di fare queste interviste che faccio è scoprire che per fortuna gli italiani con le quadrate, diciamo, ci sono, ce ne sono tanti e lo dimostrano. Devo dire che i veneti vanno forti ultimamente. Se a casa non aveste sentito anche Mirko ha un leggero accento veneto. Non lo faccio apposta, non lo faccio apposta, però siamo forti. No, però sì, no, è bello fare questo tipo di progetto di rendered, perché veramente sto conoscendo persone che sia in Italia che all'estero dimostrano quanto valiamo, insomma, perché quando Ti dà una bella prospettiva, sì. Mi piace quello che stai facendo, Grazie. Mi fa molto piacere, ma anche perché non so se io poi secondo me ho dei problemi, nel senso che tutti gli anni in cui ho vissuto a Berlino ho sempre vissuto come se dovessi dimostrare tutto il tempo che gli italiani non sono dei cazzoni, fondamentalmente. E quindi mi sentivo questo peso sulle spalle. Avevo una collega di quei pregiudizi, tipo a un certo punto nel mio primo ufficio mi ha detto una frase del genere: ah, Lisa, sarai stanca, poverina, perché qui non facciamo la siesta. Gli ho detto: scusa, come? Intanto non siamo, cioè, intanto non siamo in Messico, ma siamo in Italia, ma penso che neanche in Messico, cioè, penso sia solo Speedy Gonzales e Zorro che fanno certe Ah, no, cose. non saprei. Ma quella è una cosa che ho sentito anch'io qua. L'ho sentita solo una volta, per fortuna. Però sì, a parte quello, non ho mai sentito altro di particolare. No, io ne ho sentite tante, però quindi ho continuato a sentire anche questa responsabilità, perché poi vabbè, Berlino è un ricettacolo di personaggi, per cui gli italiani a Berlino ce ne sono di molto bravi, ma ce ne sono anche di molto meno bravi, quindi ti viene voglia di dimostrare un po' per tutti. Però sì, direi che con Renderit mi tiro un po' sul morale, Bene, dai. Contento che ti diamo sto effetto, dai. sì. Sta Sì, mi feeling. date grande soddisfazione, ragazzi, grazie. No, No, io non ho veramente. mai avuto appunto quel problema, anche perché di solito qua quando gli dici che sei italiano, tutti quanti alzano un po' le sopracciglia, si fanno un po' interessati. Io ho sentito più gente, insomma, appunto, quegli italiani che appunto rimangono qua, sento appunto che sono persone che hanno costruito qualcosa, e qualcosa, insomma, di anche grande, insomma, per cui anche quello gioca un ruolo importante. Poi loro sono molto distanti da noi e In le tutti i news che arrivano sensi, qua sono molto diverse. siete lontanissimi. No, bravo, io non ce la farei. Io sono stata, avevo mancanza di casa ed ero a 800 km da casa neanche. Quindi bravi, bravi, perché io non credo ce la farei. Verrò a visitare volentieri l'Australia, ma fermarsi è una scelta importante, insomma. Eh sì, è una di quelle cose che capisci che puoi farla perché la stai facendo, ma se ci pensi magari, infatti è una cosa che io ci ho pensato un sacco, ho detto ma secondo me l'ho fatto senza pensarci ed è per quello che sono riuscito. Beh, ma come tante cose, se ti fermi a pensare a tutti i pro e contro, non parti mai, no? Ma Esatto. secondo te, da quando sei arrivato tu, perché insomma sei là da qualche anno ormai, è più difficile arrivare, è più difficile restare, o insomma, se uno si dà da fare, c'è spazio ancora per chi arriva Ma dall'Italia in Australia?
Se non è che si dà da fare, hai più possibilità ovviamente di non si dà da fare, però hanno cambiato qualche regola, per cui l'unica cosa che io dico sempre è se quando sento che qualcuno vuole trasferirsi qua è controllate, guardate, insomma, informatevi bene prima di venire perché un attimo, insomma, leggere qualcosa, farsi un'idea e dopo venire qua e trovarsi un altro mondo. E ho sentito un sacco di storie, insomma, andate male, tante che erano nate per morire e effettivamente sono andate nella direzione opposta. Io sono stato fortunato perché penso di non sapere neanche cosa stavo facendo, per cui è successo e basta, diciamo. E dopo appunto sento altre storie di gente che lotta per anni per ottenere un visto e fa fatica, fatica, fatica. Lì dipende sempre. L'Europa ha un sistema che è basato si chiama skilled list, mi sembra, Occupational Skilled List, OSL, ed è praticamente una lista di settori per i quali dirigenti di aziende, insomma, possono sponsorizzare lavoratori che vengono dall'estero. Se tu sei fuori da questa lista, non puoi prendere lo sponsor, non esiste la possibilità. Dopo ci sono altre maniere. E poi la cosa che dico sempre io è: se tu paghi, puoi fare un sacco di cose qua. È vero, cioè legalmente è vero, non sto. Sì. No, vai, immagino che Ma sì. non Sì, è legalmente, per sì. cui. E tante persone che ho visto che comunque non avrebbero potuto farcela, alla fine hanno trovato l'escamotage, insomma, in una maniera o nell'altra, ecco. Quindi si può fare, insomma, perché per Si può esempio fare. in America adesso è impossibile, negli Stati Uniti intendo, Sì, quello sì. conosco ragazzi che sarebbero voluti rimanere molto fortemente, ma non c'è modo, cioè proprio no, dopo un anno te ne devi andare. Lo Ecco. so. Infatti noi Spero che abbiamo questo. l'Australia si rimanga tranquilla da quel punto di vista, perché sarebbe Ma complicato. no, questo sentore che non andranno a cambiare ancora in peggio, diciamo, o in meglio, vabbè, dipende dal punto di vista. A chiudersi di più. Sì, no, non penso. Appunto, la cosa un po' bizzarra per noi è che abbiamo uno studio a New York. E tante volte magari ci farebbe comodo mandare là qualcuno dei nostri e Lo so. lì Lo è so un perché ho conosciuto alla D2 un ragazzo che lavora alla New York di Binion, che stava cercando disperatamente qualcuno, stava cercando e chiedeva: ma tu hai per caso dei parenti in America? Non è che perché fate fatica effettivamente a mandare qualcuno di non americano, e il mercato americano è particolare, secondo me, si fa ancora fatica a trovare qualcuno che faccia proprio il 3D artist, a parte alcuni studi, però rispetto alla scena europea e australiana, secondo me quella americana è un po' diversa. E vi ricordo che li ho conosciuti, ho conosciuto questo ragazzo di Binion, che gestisce lo studio di New York, mi diceva che appunto fa una fatica pazzesca a trovare qualcuno da poter tenere lì, perché magari può anche arrivare a stare 6 mesi, ma dopo se ne deve Certo, ci sono un sacco di studenti là, penso che lavorano in questi studi, però non possono durare tanto. Penso che fosse David quello che hai incontrato, ragazzo Addirittura? biondo. Sì. Sì, è venuto qui in Australia a trovarsi per un paio di settimane. È stato bello averlo indietro, perché lui è australiano, perché io ho lavorato Sì, mi ha detto. qui appunto quando eravamo nello studio un po' più piccolino e dopo è partito. Ecco. Il mondo è piccolo, con l'ArcVis si va lontano e alla fine ci si conosce tutti comunque. Basta Esatto. fare un paio di giri e poi riesci a connetterti in tutti i modi, lo Però stesso. una cosa che più sei in questo campo, più te ne accorgi, è vero? Sì, perché è una nicchia di una nicchia di una nicchia praticamente come Sì, campo, quindi. tra l'altro una cosa che mi sono accorto è che appunto in questa azienda mi sono costruito una nicchia che è ancora una nicchia più piccola. Cioè, Sì. quello che faccio io non penso di riuscire a trovare magari certe aziende, ci ho pensato tempo fa, ho detto, ma se io dovessi fare questa cosa in un'altra azienda, come dovrebbe andare?
Ma non penso. Ti sei costruito un lavoro praticamente, quindi cioè ti Sì. sei costruito il tuo ambito e quindi Sì, ma quello è successo più che altro perché l'azienda è grande. Cioè, l'azienda è diventata così grande che c'è richiesta per quel ruolo. Cioè, c'è effettivamente una grande richiesta. Io tante volte non ci sto dietro. Cioè, c'è gente che mi chiede cose fuori di testa e io sono sempre contento di dire di sì, vero? Cioè, io vorrei dire di sì a tutti, sempre. Però è una cosa, appunto, dipende da quanti artisti hai. Magari un artista non riesce a fare una cosa, magari c'è quel tappeto che appunto ha quella texture particolare, quel pelo un po' appena accennato che il cliente lo vuole esattamente così. Loro diventano matti, se me lo danno a me, magari in mezz'ora, un'ora glielo faccio. Ecco. Sei una bella risorsa. Se torni in Europa, facci sapere. Volentieri. Sono sicura che tu ti trovi bene là. Volentieri, ma è una Ma non lo cosa farò. molto. Va bene, Mirko, io devo insomma, le tempistiche richiedono che io debba salutarti e Certo. ringraziarti tantissimo perché, insomma, grazie, perché mi hai dedicato un sacco del tuo tempo, mi hai raccontato un sacco di cose interessanti, quindi grazie mille. Intanto in bocca al lupo per tutto, ma sono sicuro non ce ne sia bisogno. E grazie a chi ci ha ascoltati, insomma, e alla prossima. Ciao ciao!